scuola, pure io sono Grifondoro. Ma stavo dicendo, prima di cominciare ad esercitarci, accendiamo qualche candela giusto per avere un'illuminazione migliore. Guarda, ho preso queste piccole candele qua, quindi una prendila tu. Perfetto. Mentre queste altre due esami hai domani. Come dice il nostro professore, dobbiamo esercitarci anche molto sull'atteggiamento, possiamo dire, della bacchetta. Quindi il classico agitare e colpire per lasciare l'incantesimo. Dopo questo gesto dobbiamo pronunciare però ovviamente la parola dell'incantesimo e in questo caso la nostra è relaxio.
E poi la parola relaxium, quindi relaxium. Adesso poso la bacchetta io. Perfetto. Prova tu. Hai preso appunti, sai cosa devi fare. L'unica cosa appunto è farlo adesso. Quindi io sono qua che ti guardo. Quando vuoi, ci sono. Sei stato bravissimo. Se vai all'esame di domani e fai quello che hai appena fatto, stai tranquillissimo che lo passi. Quindi non ti preoccupare proprio di nulla. Intanto sistemo qua che ho un po' i miei libri sparsi in giro. Adesso qual era l'altra materia che dovevi, che volevi ripassare insieme a me? Posso avere il tuo libro? Grazie. Mamma mia, che libro spesso. Anch'io, qualche anno fa, mi ricordo di averlo avuto. Eh sì.
E c'è sempre un sacco di cose qua dentro. Ah, eccola. Questa boccetta qui. Davvero carina, vero? Adesso ti faccio vedere come creare appunto questa. E cosa fai? Lo versi. Adesso tienila, osserva il colore del risultato e adesso ti do una dritta che nessuno sa. Avvicinati, avvicinati. Se porti una boccetta come questa da Piton all'esame, vieni, 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 molto probabilmente ti alzerà un. Questo, non devi dirlo a nessuno. La boccetta che ti ho dato, usala per fare alcune prove, nel senso, questa la lasci qua, prendi altre boccette e fai le prove. E quando sei sicuro, svuota questa qua, lavala un po' e porta quella all'esame. Farai un figurone, figurone, fidati di me. Quindi, non so, hai bisogno di altro aiuto. Intanto chiudo qua. Thank you.
un sacco di roba, io, mamma mia. È anche vero, è il mio ultimo anno, quindi è giusto che abbiamo tanto da fare, appunto, perché tra poco non saremo più qua, ma saremo nel